77 anni dopo quel 27 gennaio, quando l'Armata Rossa aprì i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, svelando al mondo l'orrore dello sterminio di massa da parte dei nazisti, diventa ancora più importante spiegare oggi cos'è stata la Shoah. Lo sottolinea il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, per non fare assurde confusioni. Su questo ecco una riflessione, quindi una sollecitazione rappresentando quello che adesso devono immaginare e capire i ragazzi di quello che è stato allora, quindi un confronto che secondo me viene spontaneo, quindi penso che sia utile in questo momento riportare alla memoria quello che è stato veramente allora e non quello che adesso alcune persone cercano di idealizzare al momento. La presenza dei giovani al Centro Culturale delle Grazie sarà ridotta, ma la testimonianza dell'ex docente partigiana Paola Daldin, medaglia d'oro al valor militare che ha attraversato quasi 100 anni di storia, sarà fondamentale per far comprendere il significato della giornata della memoria. Con lei anche lo storico Andrea Zannini, che risponderà alle domande degli studenti di alcuni istituti collegati online. In programma anche la consegna della medaglia in memoria di un internato in un campo nazista a Giacomo Storti, che sarà ritirata dai parenti, e un momento musicale offerto dall'orchestra degli studenti del liceo Stellini. Prevista anche la posa di 9 pietre di inciampo decisa dal comune di Udine, quando la situazione pandemica lo permetterà.